visto pochi spunti, pochi episodi che potevano cambiare la partita, più fatica, cioè dietro non si subisce, però il peso davanti è. Diciamo poco, siamo arrivati per 70 minuti nell'area loro. Poi da là dobbiamo essere più incisivi. È normale che poi calcolate i tiri e poi scrivete giustamente che la squadra non ha concretizzato. E lì sono d'accordo, però la mole di gioco, arriviamo sempre al limite dell'area, nel grosso, dove dobbiamo essere più cattivi, vivere il momento, perché altrimenti, ripeto, prima tutto il primo tempo. Siamo arrivati 20 volte al limite dell'area e lì bisogna tirare in porta. Ci lavoreremo, ci lavoriamo, comunque già ci stiamo lavorando tutti i giorni. Dobbiamo essere più cattivi e più incisivi sotto porta. Non si può arrivare da Cucchietti a portiere avversario sulla linea di porta per tirare. Bisogna tirare in porta e bisogna essere più cattivi sotto porta. Soprattutto nel primo tempo, diceva anche Arsa prima, le partite erano più serie contratte, evidentemente portandosi dietro anche un po' di paura, paura della classifica, paura di essere comunque la difesa più battuta. Sandy ha provato a forzare, siamo sempre arrivati a questo, cioè ha fatto l'avvio aggressivo che è dell'Alessandria, però siamo rimasti come dice lei, arriviamo a pagare a fare da picchietti al portiere avversario e poi però non tiriamo. C'è stata anche quella palla di Prestia alla mezz'ora per Santini in area, si è girato e l'ha rimessa in mezzo, potevi tentare anche una conclusione, uno come lui che i numeri li ha, ecco. Stiamo parlando dello stesso argomento, ma non di Claudio, ma No, 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 ho fatto il in caso chi di si fa Claudio, vedere? per la No, ma voce in chi anche si trova lì. lì? Chi si trova lì? Quindi Claudio è il nostro coordinatore offensivo, quindi si parla di Claudio, si parla di altri giocatori. Beh, una squadra che gioca a calcio, una squadra che propone, una squadra che porta nella metà campo a pressare tanti uomini, dove la Pistoiese nel primo tempo faceva un po' fatica ad accorciare e soprattutto mantenere le distanze, riuscivamo sempre ad uscire. E poi lì sotto porta pretendo di più nella voglia di tirare in porta, anche perché il calcio è l'unica regola per portare 3 punti è fare gol. E quindi ci devo lavorare, ci vedo la responsabilità, ci dobbiamo lavorare. Però è una squadra equilibrata, perché se noi pretendiamo poi di vincere i campionati oppure di non guardare avanti, vi dico che comunque siamo 16 under, dove bisogna lavorare, bisogna sterzare, qualcuno è più pronto, qualcuno deve crescere. Oggi Greta ha fatto una grandissima partita, Certo, quindi vediamo anche i lati positivi. Barna si è fatto la sua onestissima partita, Calmo, che non giocava dall'inizio, credo contro la Juventus, ha fatto una, no, credo anche quella in casa, quindi dalla seconda partita di campionato ha fatto una buonissima partita. Da qualcuno è normale che pretende un po' di più, quindi non posso pretendere da Giulio, non posso pretendere da Bada, che stanno facendo bene, pretendo un po' di più, proprio per quel salto di qualità dove potremmo avere oggi 3-4 punti più in classifica, perché poi la squadra subisce poco, consente i tiri da fuori. Abbiamo sofferto l'ultimo quarto d'ora con la Pistoiese, che comunque era una partita con un allenatore nuovo, i ragazzi ci tenevano della Pistoiese, ci tenevano a far bene. È normale che l'ultimo quarto d'ora, quando non riesci più a salire, ci sta che puoi soffrire un po', però dobbiamo lavorare e capire dove noi vogliamo arrivare, perché il lato positivo è comunque sottolineato, ma per il bene dei ragazzi, che abbiamo perso una partita in 10 su 10, 9-10 partite, abbiamo perso soltanto una No. volta e subiamo pochissimo, quindi si vede che la squadra è equilibrata. Ci manca quel salto di qualità per cercare di portare i punti a casa. Mister, prima l'episodio lei come l'ha giudicato, se l'ha visto l'ultimo finale su cui ha protestato la Pistoiese sul presunto rigore, o cosa le ha raccontato Garzi, perché per me la tribuna non sembrava, però magari dal campo la percezione è No, in diversa. TV ha detto che non ha detto che non c'era, quindi l'hanno rivisto. Forse dobbiamo pensare che quello che ci hanno dato noi. Non faccio polemica neanche quando ci potevamo avere i rigori, quindi l'arbitro ha visto così, però dalla TV mi sono informato, il telecronista l'hanno rivisto e non c'era rigore, poi la ripeto anch'io, veramente calda, velocità normale, non posso dare un giudizio. E invece Panizzi, come ha detto lei, era una scelta da fare ieri, cioè è una scelta che avremmo fatto se portarlo o no, a questo punto è rimasto a casa per proseguire il lavoro di recupero, quindi per pensare di averlo martedì oppure no? Ma da Sì. quello che ci siamo prefissati con il dottore, con Eric, dovrebbe martedì rientrare in gruppo, quindi abbiamo preferito non portarlo, che magari
caso di un'infiammazione all'adduttore, quindi inutile rischiare di attacchino durante l'ultimo quarto d'ora, poi abbiamo tale professore che si è fatto trovare sempre pronto, quindi abbiamo preferito non portarlo e martedì dovrebbe ritornare.